Ci siamo per quanto riguarda questo primo elemento fondamentale che sono le risorse finanziarie. Assesteremo anche migliori risorse normative, dotazioni normative e poi preciseremo anche le risorse umane che ci dovranno aiutare nei diversi uffici speciali di sostegno. Io voglio mettere in evidenza come questo è il punto di arrivo di un lavoro che è cominciato mesi fa, settimane fa, insistente, un lavoro capace di descrivere il lavoro fatto e il lavoro che serve da fare per completare, per continuare, per fare in modo insomma che l'emergenza Aquila, emergenza Comuni del Cratere, sia una priorità nell'agenda del Governo nazionale ma anche nelle altre agende. Io sono molto fiducioso che si possa portare a termine ciò che la cittadinanza ci chiede. Io voglio anche confermare come a dicembre la Regione si doterà di una norma ad hoc per quanto riguarda la città dell'Aquila. Adesso siamo alla dotazione di competenza, poi passeremo alla cassa, adesso c'è da fare la compiutezza dei fascicoli, dei dossier amministrativi, c'è da fare il lavoro che gli uffici pubblici fanno quando c'è la maturità degli atti e su questo noi abbiamo personale assolutamente pronto. La norma per l'Aquila che cosa conterrà? Il riconoscimento che l'Aquila è una città capoluogo di regione. Per quanto riguarda l'impegno di questi paesi del Cratere, vogliamo dare